Un'enorme voragine ha inghiottito Piazza Miraglia. Da due giorni la strada che collega i Decumani a Piazza Bellini non esiste più. Pare che tutto sia cominciato da una pallonata tirata da un gruppo di ragazzi ad un palo della luce che a causa del contraccolpo ha cominciato a sprofondare nel terreno. Poi il crollo. L'area adesso è transennata, interdetta al traffico, anche pedonale. Al lavoro ci sono i tecnici comunali, anche se l'opera di risanamento procede a rilento, perché ancora non è chiaro chi dovrà pagare i costi dell'opera e soprattutto ancora da chiarire sono le cause del crollo. Gli operai nel sottosuolo hanno trovato infatti tracce della banda del buco, motori per alimentare martelli pneumatici e attrezzi da scavo. Sarebbe stato quindi un errore dei ladri che passano dai cunicoli a causare la rottura della fogna che ha poi svuotato il sottosuolo della piazza facendola sprofondare. A chiarire la dinamica ci penseranno i tecnici che continuano i sopralluoghi.